passo la parola al comandante del 32esimo Stormo Amendola. Preciso che il comandante farà due brevi interventi, poi ci sarà subito dopo questo intervento un coffee break, così vi rilassate un po'. Allora, chi non conosce l'Amendola, quindi davvero l'applauso non è mica a me, è chiaro, è al nostro colonnello, comandante Roberto Massarotto, perché ripeto, sono particolarmente affezionata anche per in realtà tutte le autorità e di conseguenza anche lui. Mi fa piacere ricordare, non so se il colonnello se lo ricorda senz'altro, esattamente un anno fa, ma dico esattamente un anno fa, in quest'aula c'era il Presidente della Repubblica, quindi è stata una bellissima giornata. Allora, durante tutta la sua carriera ha un curriculum bellissimo, sarò breve, ha frequentato numerosi corsi di pilotaggio presso i maggiori istituti di formazione nazionali e internazionali. E ha conseguito appunto un'esperienza su un'ampia gamma di velivoli, vanta all'attivo un numero infinito di ore e molte delle quali di guerra. Ci parlerà della nascita e dell'utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto, questo acronimo APR lo ritroveremo più volte nel corso della giornata. Prego, prego, comandante. Grazie. Beh, penso che l'applauso fosse più per il coffee break, però intanto partiamo con un video. Questo era un video che ho fatto preparare l'anno scorso ai ragazzi del fotografico dello Stormo. Perché l'ho fatto preparare? Perché spesso, come diceva il generale Fantuzzi, si parla di aeronautica e si pensa ai piloti e agli aerei. In realtà, vi autosalutate, in realtà. In realtà, in uno Stormo, che non è altro che una piccola città, perché Amendola conta 1.300 persone, quindi 1.300 famiglie, una parte di queste vivono ad Amendola. Uno Stormo è un insieme molto eterogeneo di professionalità. L'avete visto, ci sono i controllori del traffico aereo, ci sono i medici, i paramedici. Ci sono i commissari che fanno si occupano delle materie amministrative che giuridiche, ci sono i meccanici. Quindi c'è nell'aeronautica opportunità per tutti, indipendentemente da quelle che sono le vostre passioni, c'è posto per tutti. E il fatto che siamo qua all'università credo che sia importante perché l'università può essere anche un mezzo per raggiungere l'aeronautica. È uno dei tanti modi per entrare in aeronautica. Adesso io lascio
la parola al generale Cardinali e poi dopo il break